Forse un giorno nel futuro dell'umanità. Parassiti antiparassitari, fisco amico del nemico. Un titolo chiaro e conciso, quello del secondo seminario sul lavoro, organizzato dallo studio legale Rosa Federici, in collaborazione con la provincia di Perugia. Incontro che ha messo in risalto come lungaggine burocratica ed evasione fiscale siano un tumore per la crescita economica del paese, tali da far piombare l'Italia al 27° posto per competitività in ambito comunitario. Intanto dobbiamo invertire le parole, i termini e capire bene di che cosa stiamo parlando. Di parassiti e di un sistema di antiparassitari che evidentemente non funziona, cioè la macchina pubblica non è capace di andare a sconfiggere e sradicare questo tumore che è fatto non soltanto di evasione fiscale ma anche di eccessiva pesantezza e lungaggine della macchina burocratica e poi uno Stato che, ahimè, vanta moltissimi debiti nei confronti delle imprese. Le imprese in questo periodo sono francamente le prime vittime di questo sistema di recessione globale e il problema è che se lo Stato non rende i soldi a chi legittimamente li aspetta, purtroppo le imprese chiudono, i suicidi sono troppi, insomma è un apocalisse davvero in tutti i termini. Forse un giorno nel futuro dell'umanità. Occhio di riguardo per le microimprese, vittime anch'esse della macchina statale che non permette di sveltire i tempi della burocrazia. Da qui la proposta del Comitato Piccoli Imprenditori Invisibili di studiare un decreto ad hoc che riduca non solo i tempi burocratici ma anche quelli della giustizia e che agevoli le imprese nella richiesta di credenziali bancari per accedere al credito. Abbiamo purtroppo dei tempi della giustizia oggi che sono, direi, impossibili, così come quelli della burocrazia. E allora fare ad hoc un decreto che possa velocizzare questi tempi, possa permettere alle imprese di crescere meglio e possa agevolare gli imprenditori nella richiesta anche di permessi e magari anche di credenziali che servono per poter accedere al credito. Che ci sia gente che voglia ancora cambiare qualcosa, che continua la salata. Nasce dal fatto che ci siamo resi conto che c'è nelle associazioni esistenti un vuoto per quanto riguarda la tutela nei nostri confronti. Noi rappresentiamo, diamo voce a quelle piccole aziende che vanno da 0 a 15-20 dipendenti, che sono appunto le microaziende, che molto spesso vengono abbandonate e dalle istituzioni e dai loro stessi professionisti, per cui si ritrovano così soli in mezzo a un oceano senza alcun salvagente. No, io voglio un mondo migliore, un mondo senza la disoccupazione, dove per tutti c'è una casa in cui abitare, dove nessuno mai soffre la fame, dove nessuno è costretto a rubare, senza il potere, senza la repressione. Oh, wow.